perché è uno specchio rivolto verso il cielo. In quel capo si riverbera tutta la volta celeste, perché l'uomo è capace di Dio. L'uomo è capace di conoscere il pensiero di Dio ed è capace di esprimerlo dentro le cose che fa. E quindi l'uomo, guardate, è un grande direttore d'orchestra. Lui è dentro in questa natura e va verso il cielo, va verso l'alto, perché è lui che deve interpretare Dio su questa terra, è lui. Lui è la guida, è il pontefice, cioè è il ponte tra Dio e le sue creature, tanto quanto la donna è ponte tra Dio e l'uomo. L'uomo è ponte tra Dio e le sue creature. E lui è un direttore d'orchestra e si lancia verso l'alto, ma non in un verticalismo assoluto, ma in una spirale, perché mentre sale raccoglie tutta l'umanità, tutta la materia, tutto ciò che lo circonda. Per questo l'uomo non può essere disturbato dal suo corpo, perché l'attenzione dell'uomo deve essere totalmente in quello che fa, perché il suo compito è quello di portare cose alla sua famiglia, di lavorare, di trafficare, di rendere più comodo l'habitat, di rendere più adatto il luogo perché la famiglia si sviluppi, si esprima. E soprattutto il compito dell'uomo è fondamentale a un certo punto della vita. Sapete, è scontato che la mamma ci ami, oggi non lo è più manco quello, però nella stragrande maggioranza dei casi, diciamo nella normalità dei casi, è scontato che la mamma ci ami, tant'è che si è sempre detto la mamma è sicura, papà non si sa, vero o no? Prima del DNA era così. Allora è scontato che la mamma mi ami, ma mi amerà un altro fuori da mia madre? La domanda è seria, eh? Mi amerà un altro fuori da mia madre? Mi potrò mai affidare ad altri che non fosse mia madre? E allora ci vuole a un certo punto della vita uno che mi ami visceralmente dal di fuori, che mi ami con la stessa intensità, con la stessa passione, con la stessa radicalità, con la stessa intimità, con la stessa forza, con la stessa naturalità da fuori. Io ho bisogno di qualcuno che, quando mi stacco da quel grembo dove ho preso calore, vita, cibo, ho bisogno di qualcuno che mi raccolga dentro questo mondo che sta fuori e che mi fa paura. E ho bisogno di una compagnia che mi aiuti là dentro, esterna. E qui il padre ha un ruolo fondamentale, insostituibile. Se il bambino svezzato non trova un padre, è una tragedia. La madre non serve più. C'è un momento nella vita in cui la mamma deve farsi da parte, come fanno le donne africane, anzi non africane, scusate, Tuareg. Le donne della tribù Tuareg, quando arriva il bambino allo svezzamento, si tingono il seno di nero. E il bambino ha paura di quel seno e non vuole più ricevere il latte. E allora la donna lo spinge dal padre e il padre gli prepara il pasto, perché il bimbo deve essere svezzato. E allora guardate tutto questo, come Henry Moore ce lo dice con un'immagine straordinaria. Ci sono tutte e due, e sono tutte e due seduti, parlano ex cattedra, come quella del vescovo, insegnano, educere, tirano fuori, stanno educando, tutte e due uguali, sono seduti sullo stesso piano. Ma guardate un po', prima abbiamo visto la donna nuda, cava, conca, e l'uomo vestito con il frac, come un grande direttore d'orchestra in mezzo al verde. Adesso qui abbiamo la donna vestita, ha una gonna lunga che la copre tutta, è finito lo svezzamento. Il bambino non deve stare più appoggiato a quel seno, basta. Per il bene del bambino deve essere staccato e deve andare verso il padre, e il padre è nudo.
incomincia la sua maternità. Incomincia la sua paternità, ma la voglio chiamare maternità per far capire la pregnanza di quella posizione. Il padre è uno che ti ama da fuori e che ti dice ti amo con la stessa intensità di chi ti ha portato 9 mesi in grembo, uguale. Perché quella scintilla di vita che è nata in te è sua, è di quel padre. E quel padre ti ama così da fuori. E il padre è quel vettore che sta simbolicamente tra la casa e l'esterno. Perché la mamma è la casa. La casa diventa l'estensione della madre per il bambino. In casa il bambino si muove con grande confidenza, ma quando si avvicina alla porta, fuori c'è un mondo di cui ha paura. A meno che questo mondo non me lo faccia incontrare il papà, il babbo, come dicono qui, il babbo, che è molto più simile a mamma. Il babbo ha questa forza di accompagnarmi fuori, e infatti viene un momento, quello dello svezzamento, dove il bambino facilmente mette le scarpe del babbo, fuma la pipa con il babbo, legge il giornale del babbo anche se non sa leggere, cioè lo vuole istintivamente evitare, perché lui è quel vettore che sta fuori e che domina il mondo fuori, la forza e la sicurezza il padre, ma una sicurezza d'altra natura rispetto alla madre, non sicurezza di cibo, di calore, ma sicurezza di vita, di identità. Il padre mi restituisce la mia identità. E quando un padre dice al figlio tu non capisci niente, quel figlio si sentirà imbecille tutta la vita, più che se glielo dice la madre, perché il padre è l'identità di questo ragazzo o di questa ragazza, perché è indifferente. Ma poi succede un'altra cosa in questo miracolo: il figlio che passa al padre, e il padre che, guardate, è orientato verso il figlio, lo guarda, le ginocchia sono protese verso di lui, è giunto il suo momento. Ma poi succede un altro passaggio. Qui c'è un circolo, vedete, qui la donna è ancora vestita, ha terminato lo svezzamento, consegna un figlio al padre, il padre è nudo, ma il padre ha vicino a sé un adolescente, uno che ha già cominciato a sperimentare quel mondo là fuori, uno che già è stato accompagnato nella vita e che a un certo punto ha bisogno di nuovo della madre. È vero o non è vero che gli adolescenti, così scorbutici come sono, così ribelli come sono, così anticonformisti come sono, così antigenitori come sono, certe volte sono più coccoloni dei figli piccoli, che hanno bisogno quando vogliono loro, non quando vogliono la mamma. Quando vogliono loro, hanno bisogno ancora di un abbraccio. Perché hanno paura, capite? C'è un mondo là fuori che hanno già incontrato, un mondo che forse ha fatto loro paura, e di fronte al quale si sentono disarmati. Hanno bisogno di sapere che c'è sempre una radice lì, in casa, di essere sempre accolti anche se forse hanno sbagliato già nella vita. Se hanno cominciato a temere, se hanno cominciato a misurare la loro fragilità, nonostante l'apparenza da leoni che manifestano. Il bullismo che cos'è? Il bullismo dei nostri ragazzi che cos'è? Se non una ricerca esasperata di attenzione, da famiglie che forse l'attenzione non la danno più sufficientemente, danno le cose, hanno tutto, cellulare, iPad, PlayStation, di questo, di quello, hanno libertà, soldi, hanno tutto, ma non hanno questo abbraccio, questo punto di certezza di uno che ti dice tu puoi non morire. Ti ho generato, e chi ti ha generato in me ti porterà fino alla fine. Questa consapevolezza che non siamo nati per morire,
perché uno solo in